Biellese misterioso ritorna, questa volta alla scoperta di Masserano, l'antico principato e feudo pontificio da cui trassero i natali personaggi importantissimi a livello non solo italiano, ma addirittura internazionale. Li incontreremo per le vie del borgo, sotto i porticati, nei palazzi e nelle chiese, ma incapperemo pure in presenze inquietanti che ci narreranno storie di sangue e terribili misfatti, un po' come avveniva nelle fredde notti di veglia invernale, quando i vecchi evocavano la memoria dei loro predecessori. Costellata di personaggi leggendari e miti ingigantiti dallo scorrere del tempo. Un altro imperdibile appuntamento che il club di territorio di Biella del Touring Club Italiano è felice di promuovere per far scoprire quella parte di Biellese meno nota, ma che è anche la più affascinante. Siamo a Masserano. In un borgo particolarmente intrigante, e proprio in questo luogo sembra che siano successi dei fatti molto strani, delle efferatezze che ci incuriosiscono ma ci impauriscono allo stesso tempo. Io voglio andare via di qua prima che sia troppo tardi, perché le tenebre stanno arrivando. Però sicuramente è uno spazio dove potremmo fare qualcosa di teatrale. Bene. Il 26 e il 27 di novembre questi luoghi magici rivivranno grazie anche a un lavoro di recupero attraverso i testi, che sono testi storico-artistici che riguardano i palazzi che verranno toccati dal nostro percorso di Biellese Misterioso, e tutta una serie di leggende che troviamo prima di tutto citate nei testi di Virginia Maioli Faccio, la prima grande esperta di tradizioni, leggende e racconti del Biellese. E tanti altri personaggi che sono vissuti a Masserano, che sono nati a Masserano, e attraverso la consultazione delle loro biografie o dei testi, perché abbiamo degli autori, dei poeti e anche dei musicisti, quindi attraverso tutta la produzione fatta da questi personaggi, noi avremo durante lo spettacolo di Biellese Misterioso una vera e propria esperienza di vita attraverso i personaggi che per Masserano sono transitati. Ah, Paolo, ci ritroviamo dopo Rosazza, una nuova esperienza, sempre nel Biellese. Percorriamo dei vicoli che hanno una storia particolare. Beh, qui è da vedere la storia che viene narrata dal ciottolato, dalle mura vecchie, da queste Anche perché non sono vecchie sempre chiese. storie leggere quelle che si No, narrano. tutt'altro. Siamo appena arrivati da un punto abbastanza particolare, abbastanza anche intrigante ma pauroso nello stesso tempo. Poi, se guardiamo questi portici, possiamo immaginare anche tante cose che possono essere avvenute e che non sappiamo. Però di certo è interessante percorrerli, perché se andiamo in là è vero che si incontrano delle dimore storiche, ma si incontrano anche tante porte di botteghe, di vecchie abitazioni che sicuramente celavano vite umane che non sempre erano contente di avere dei potenti in casa o vicini di casa. Biellese Cosa svelerà Biellese Misterioso? Misterioso verrà qui a raccontarvi le storie che si conoscono, ma che sono ormai perse nell'oblio, e anche qualche storia che in realtà non si conosce affatto e che noi stiamo cercando di ricostruire. Questa è la casa dove nacque, sì, un personaggio interessante, ma di qua si può andare ancora in uno spazio abbastanza oscuro ma pieno di fascino, perché al di là delle numerose aperture, guardate quante belle finestre, quanti belli scorci ci possono essere. Di qui ci si affaccia su una piazzetta che è intrigantissima, perché guardate che bello questo passaggio. A parte il campanile lassù, che è molto interessante, ma c'è questa locanda del Gallo Storto, che è tutto un programma. E andremo a sviscerare qualcosa di anche questo passaggio. Guarda, prova a girarti e prendere queste infilate, e dimmi se non ti fa venire voglia di anche di correre in questo spazio.
Vi aspettiamo a Biellese Misterioso e vi ricordo che potete prenotare tramite il sito internet www.biellesemisterioso.it alla pagina prenota online, oppure telefonare al numero 333 52 83 350. Lo spettacolo è itinerante e gli spettatori verranno organizzati in gruppi che partiranno a 20 minuti uno dall'altro. Il percorso si snoda per lo più al coperto e quindi non temiamo la pioggia. Vi aspettiamo! Buono spettacolo, buon divertimento a tutti!